Questo video potrebbe completamente cambiare il modo in cui vedi i social, farti portare troppi risultati. Veramente, sto per farti vedere delle cose che nessuno ti ha mai spiegato prima su come fare views con i contenuti short form. Con qualsiasi profilo, non esiste profilo che è troppo di nicchia. Troppo spesso mi succede di avere studenti, clienti che mi dicono: Andrei, io non riesco a fare views perché il mio profilo è troppo specifico, la cosa che vendo è troppo complessa, la gente non la capisce. Questo è completamente sbagliato. La verità è che qualsiasi argomento può fare views. E oggi sto per svelarti la strategia che io utilizzo quando vado a fare questi tipi di risultati ai miei clienti. È la prima volta che lo dico pubblicamente. Queste sono informazioni che dovresti pagare, ma io te le sto dando qui a gratis, quindi stammi dietro. Facciamo che tu hai fatto un profilo su TikTok e questo profilo è su come rimorchiare. Sì, sto parlando di come rimorchiare ragazze. Secondo te un profilo del genere è facile che faccia views? Molto probabilmente mi hai risposto sì, certo, è facilissimo. Si parla di ragazze, si parla di figa, si parla di sesso. Molto facile. E hai ragione. Chiunque con un minimo di skill, un minimo di struttura, un minimo di strategia potrebbe fare views con questo argomento. È facile, facile. Il secondo profilo è sui sistemi aziendali per riduzione costi fissi. What the fuck? Ora ti spiego. Comunque, hai intuito? Dimmi un po'. Questo è difficile o facile da mandare virale? Una persona mi direbbe: oh, è difficilissimo, manco so che cos'è, è una cosa troppo specifica. Mi direbbe hard. Ed è vero, è più difficile, ma si può assolutamente fare. E non direi mai a un cliente: no, non riesci, no, non si può fare, perché dire il vero, assolutamente si può fare. Ora, per poterti dimostrare questa cosa, e te lo proverò, e ti farò vedere pure una strategia che puoi applicare con te stesso, con i tuoi clienti, e ste cose di nuovo non dovrei dirle gratis, prima devi capire che cosa significa sistemi aziendali per riduzione dei costi fissi. Ogni azienda ha dei sistemi. Facciamo che tu hai un'azienda che produce carta e devi assumere una persona che lavori in fabbrica per produrre questi pezzi di carta. Per assumere questa persona ci sono degli step, no? Degli step che ogni volta sono quelli. Se questi step non sono ben studiati, potresti spendere soldi magari inutilmente ad assumere altre persone o a fare vari errori. Quindi questo profilo potrebbe essere di un consulente aziendale che aiuta le aziende a risparmiare con questi sistemi e a ridurre i costi fissi, che sarebbero quei costi mensili che le aziende hanno. Ora che sai questo, come cavolo si fa a trasformare questo argomento in un argomento potenzialmente virale su TikTok? Ci sono due approcci, ok? Due approcci. L'approccio da nabbo e l'approccio da pro. Il nabbo comincia a pensare: troviamo degli argomenti. E magari dice: guarda, il primissimo video potrebbe essere come migliorare i tuoi sistemi aziendali. Ora, secondo te, questo video qua, come migliorare i sistemi aziendali, andrà virale? Risposta breve è no. Anche se lo fai bellissimo, il video più valoroso della storia, questo non andrà virale. Allora cosa dicono? Oh, cominciamo a fare il video in cui il telefono fa avanti e indietro in questo modo così. No, neanche quello funzionerà. Tre consigli per sistemi per risparmiare in azienda. Questo andrà sicuramente virale perché c'è la lista. La risposta è no. Anche se fai il telefono che fa così, anche se fai l'editing come i mangazzi, non farà views. Questo hook, questo argomento non farà views. Perché questo? Perché è troppo specifico. Questi argomenti non funzionano perché sono troppo di nicchia. E tantissimi direbbero: però magari faccio 300 views, però vendo con quelle 300 views. La risposta è no. E ti spiego subito perché. Nell'organico, se fai 300 views, è come farne 0. Così come se ne fai 1000 o 2000. Si comincia a ragionare sopra il 10.000. Quindi questo è troppo di nicchia e voglio provartelo. E la strategia di cui ti dicevo arriva, devi starmi dietro e ragionare insieme, altrimenti non capisci. Quindi stammi dietro. Allora, come funzionano i social? Soprattutto i short form. I long form tipo YouTube è tutta un'altra storia. Allora, quando tu pubblichi un video, questo qui è un video, tu magari hai una categoria molto specifica di persone, ok? Questa qua. E questa categoria di persone c'è su TikTok. Tutti quanti usano TikTok ormai, cioè non è una piattaforma che usano solamente i giovani. Quindi ci sono gli imprenditori, tutte queste persone. Il problema è che loro non è che aprono TikTok per guardarsi contenuti aziendali sui processi aziendali, ok? Non lo fanno. Quindi per raggiungerli devi costruire un contenuto che non piace solo a loro, ma che piace anche alle masse. Queste persone gialle che ora sto facendo sono le masse, cioè tutte le persone che usano i social, anche se non c'entrano niente con la tua specifica nicchia, con il tuo target. Quindi l'unico modo per arrivare alla tua nicchia, al tuo target, è passare attraverso loro. Poi arrivi al tuo target. Chiaramente questo è un modo molto semplificato, però è questo, è passare attraverso le masse, quindi un video che tutti quanti possono guardare. E il motivo per cui questo specifico contenuto qua, questo qui di come questi due non vanno virali, è perché appunto non sono consumabili dalle masse. Cioè, immaginati uno qualsiasi su TikTok, queste persone qui, se lo guardano tre consigli per i processi,
Certo che no. Quindi quello che tu ti devi chiedere è come faccio a creare un contenuto che mi va bene sia per le masse, quindi che fa views, ma che allo stesso tempo vende al mio target. È possibile fare una cosa del genere? La risposta è sì, e non lo sai fare. Se sei confuso su quello che ho appena detto, vuol dire che non lo sai fare. E ti spiego subito qual è l'approccio. Questo, come ti ho detto, è l'approccio nabbo. Togliamocelo un po' di mezzo. Quale potrebbe essere un argomento per l'approccio pro? Ci sono due informazioni che in questo momento ti mancano per poter capire questo concetto qua. So che ci sto mettendo un po', ma è una spiegazione che non si fa in due secondi. Se fosse facile lo farebbero tutti. Ci sono due cose che ti mancano. Numero uno, capire la retention. E numero due, capire la strategia dell'imbuto. E te le spiego. Gratis. La retention e la strategia imbuto. Una volta che sblocchi queste due cose, si può parlare dell'approccio pro. E te le fa sbloccare io adesso, te le spiego. A gratis. La retention è quanto le persone guardano il tuo video. Se stai prendendo appunti su questo video, hai fatto benissimo, ma ho anche preso io degli appunti al posto tuo. Puoi scaricare un PDF riassuntivo di tutto quello che ti spiego in questo video. Alla fine del video ti dirò come puoi scaricarlo. Quindi stammi dietro fino alla fine, fino in fondo, e ti farò vedere il PDF. Sotto ogni tuo video potrai trovare il tasso di mantenimento, che è questo grafico che vedi in basso a sinistra. Te lo amplifico e te lo spiego. Il grafico è fatto da un asse verticale e un asse orizzontale, ok? E questo si chiama grafico della retention, in italiano grafico del mantenimento. Quello che vedrai è sull'asse verticale la percentuale di spettatori che sta ancora guardando, la percentuale di spettatori che ti sta ancora dietro. Sull'asse orizzontale la durata del video. Ad esempio, se il video dura 60 secondi, qui abbiamo lo secondo 0 e qui abbiamo il secondo 60. Se abbiamo 1000 views all'inizio avremo chiaramente 1000 persone, alla fine avremo 0 persone. Facciamo che sto video ha 1000 views, al secondo 0 abbiamo chiaramente 100%. Perché? Perché 100% delle persone stanno ancora guardando il video. Facciamo però che al secondo 2 dici una cosa molto molto noiosa e le persone skippano. A quel punto magari tu scendi da, non so, 100% degli spettatori a 45% degli spettatori. Perché? Perché solamente 45% delle persone stanno ancora guardando. Poi magari dici un'altra cazzata che è noiosa, antipatica, altre persone vanno via e alla fine arrivi, no, verso 0%. Quindi questo è un grafico classico. Quindi verso più o meno intorno a questa zona, metà delle persone stanno ancora guardando in questo specifico secondo. Quindi questo è il grafico della retention, molto facile da capire. Generalmente il tuo grafico sarà una roba del genere, quindi va in giù abbastanza fast e poi si stabilizza. L'unica cosa che conta su TikTok è questo grafico retention. Se la retention è buona, quindi più è alto il tasso di persone che rimane sul tuo video e non scrolla, più è alta questa percentuale, più views tu farai. Punto. È così che funziona. Esiste un limite a questa cosa. Quindi facciamo che abbiamo un video che è andato malissimo, ok? Avremo un grafico più o meno del genere. Subito le persone vanno via e poi si stabilizza su una bassissima percentuale di persone. Un video del genere fa tipo 300 views. Facciamo invece adesso che abbiamo un video con un grafico retention del genere. Quindi abbiamo 50% delle persone che guardano circa 65% del video. Questo video potrebbe benissimo fare 10.000 views, così come anche 100.000 views. Da cosa dipende questo? Anche da altri fattori che non stiamo a spiegarti qui, perché sennò il video dura mezz'ora e dura troppo. Quindi questo è il range che ti interessa. Ora, la cosa interessante su TikTok è che, attenzione, seguimi bene, più il video è corto, più la retention in percentuale deve essere alta affinché quel video vada virale. Ripeto, ora te lo faccio vedere. Più il video è breve, più la retention in percentuale, durata del video, deve essere alta per far sì che il video vada virale. Facciamo che abbiamo due video, ok? E facciamo il grafico di retention di entrambi i video. Questo video dura 10 secondi, mentre questo video dura 90 secondi, un minuto e mezzo. Per far sì che questo video vada virale, magari il video da 10 secondi deve avere un grafico del genere. In questo caso abbiamo un tasso di mantenimento estremamente alto. Pochissime persone skippano, magari una tipa che twerka. Facciamo che questo video ha fatto 100
views. Questi sono tutti esempi per farti capire, non è che è proprio così, ok? Però è per farti capire il concetto, visto che sono 4 anni che studio queste cose, ho pubblicato più di 1400 video, so quello che sto dicendo. Quando abbiamo un video di 90 secondi, il requisito di retention per fare le stesse views, quindi 100k views, è molto simile, è completamente diverso. Magari è questo, ok? Quindi qui abbiamo dovuto tenere le persone per metà video, mentre qui manca un terzo del video e ha comunque fatto 100.000 views. Questo è un modo molto molto semplificato per vederlo, ma questo è l'importante. Se hai un video lungo e mi tieni la maggior parte delle persone per 10 secondi, il video andrà già abbastanza bene. Magari non fa milioni di views, ma ti fa abbastanza views da raggiungere la tua nicchia, come ti stavo dicendo all'inizio. Quindi tu adesso, se mi sei stato dietro, hai capito? Dovresti aver sbloccato il primo concetto, ovvero la retention. Adesso ti manca da sbloccare la strategia imbuto. Come ti ho detto, il video, per far sì che faccia views, ha un certo requisito in percentuale. E questo requisito, by the way, nessuno lo sa. Cioè, se c'è qualcuno che dice, deve essere 10%, 10 secondi, non esiste. E sono il più qualificato per dirtelo, perché chiunque altro che parla di TikTok, su TikTok Italia, è molto difficile che abbia più follower di me. Ce n'ho un quarto di milione. Ho postato più di 1400 video. Quindi ti dico, se non lo so io, l'esatto secondino non lo sa nessun altro. Quindi se abbiamo solo questo requisito di alta retention, se tu ci pensi, la parte in cui devi parlare di roba che capiscono tutti non è tutto il video. Cioè tu non devi fare tutto il video che tutti quanti lo possono capire, devi fare solo questa parte che tutti quanti devono capire. Il resto può essere un po' più di nicchia. Quindi questo è di nicchia e questo invece è generico. Interessante. Quindi quello che noi dobbiamo fare è, per quei primi secondi, per quella prima parte del video, fare un video che è comprensibile da chiunque. Chiunque può consumarlo. Si va avanti nel video, più si va avanti, più l'argomento diventa di nicchia. E magari quegli ultimi 10 secondi li puoi dedicare esclusivamente alle persone che poi possono comprare, ok? Solamente l'ultima parte. Questo è il trucco e si chiama strategia imbuto. Ti spiego perché si chiama così. Ribaltiamo questo grafico verticale e facciamo che quello che ti faccio adesso, questa linea, è la durata del video. Quindi se il video dura 60 secondi, qui siamo al secondo 0, 0s, mentre qui siamo al secondo 60. E io adesso ti faccio un imbuto. Un imbuto è fatto, bellissimo disegno. Che significa questo imbuto? Più è largo l'imbuto, più l'argomento è generico. Quindi se qui abbiamo questa enorme, qui l'imbuto è larghissimo, l'argomento è molto generico. Generico significa che lo possono capire tutte le persone. Qui che l'imbuto è più stretto, magari è semi generico, non è più così comprensibile da tutti, mentre qui in fondo è estremamente di nicchia. Di nuovo ragazzi, questo che vi sto spiegando, se mi siete stati dietro, mi avete ascoltato, è estremamente valoroso. Quindi che significa questo? Significa che solamente in fondo al video, quindi in questo caso verso il 50° secondo, io ho cominciato a fare un video molto molto specifico, molto di nicchia. Adesso tu hai sbloccato entrambi i concetti che ti servivano per poter comprendere l'approccio pro. E questo, ragazzi, è quello che vi farà fare views. Ora, se tu ti vuoi prendere 5 minuti, 2-3 minuti, ferma questo video e pensa a un argomento. È un test che puoi fare. Se non c'è voglia, no problem, ora te li dico io un argomento. Però ti ricordo che dobbiamo fare un video sui sistemi aziendali per riduzione dei costi fissi, considerando questi due concetti che abbiamo appena sbloccato. E l'argomento devi deciderlo tu. Quindi ferma il video adesso se vuoi fare questo test. Se no, tra 3, 2, 1. L'argomento che potenzialmente potresti mettere è questo. E il look potrebbe essere: ecco come vengono composti i panini al Burger King. Ora, 90% di voi mi guarderanno e diranno: Andrea, ma che cazzo? Ti ho guardato per 20 minuti, Andrei, e mo mi dici sta cosa che non c'entra niente coi sistemi. Vedi? Perché sei ancora nabbo, bro. Perché ancora non hai il mindset del business. Perché se tu ci pensi, il modo in cui vengono composti i panini al Burger King è sempre lo stesso. Loro prendono questo sistema aziendale e lo delegano velocemente. Siccome hanno questo sistema, loro risparmiano sicuramente ogni singolo mese. Vedi che tipo di salto mentale che ho fatto? Da sistemi aziendali, cosa noiosissima, sono arrivato a una cosa che tutti quanti sono curiosi di capire. Ecco come il burger fa i panini. E poi cosa fai in sto video? Vai a spiegare come Burger King fa i panini. C'è proprio lo step by step. Oh mio Dio, non fare questo, non fare quest'altro, se no ti licenzio. E poi per gli ultimi 10 secondi spieghi che Burger King ha questi sistemi incredibili, ma anche la tua azienda potrebbe averli. Anche la tua azienda, per conto piccola, potrebbe avere dei sistemi che possano ottimizzare. Se lo fa Burger King, dovresti farlo anche te. E questi sono gli ultimi 10 secondi specifici, ok?
Quindi noi abbiamo fatto la parte aziendale, che anche tu potresti fare come Burger King, non è che solo loro devono farlo perché sono così enormi, è di nicchia, ok? Anche tu potresti farlo. Tutto il resto del video era sul Burger King e su come Burger King fa quella cosa specifica. Questo è ciò che fanno tutti i grandi creator, che dici ma come fa a mandare virale un argomento così specifico in questo modo. Se ti interessa puoi andare nei commenti, provare a mettere magari altri argomenti pro con l'approccio pro che ti ho sbloccato oggi, ma c'è una cosa che voglio che tu faccia in questo momento. Questo che ti ho appena spiegato è un grande, grande aiuto per fare tante views. Allo stesso tempo, questa è solo la punta dell'iceberg. Questo è uno dei tantissimi approcci, delle tantissime strategie che uno come me, che lavora con TikTok da anni, utilizza. E voglio che tu pensi una cosa, voglio che tu ragioni insieme a me in questo momento. Io uso TikTok dal 2020, un quarto di milioni di follower, e la maggior parte del mio movimento aziendale si basa su TikTok, sui short form. Stiamo lavorando con alcune delle aziende più grandi in Italia e le stiamo aiutando a migliorare la parte social, perché sappiamo quello che facciamo. Perché ti dico questo a te, che ti interessa? Interessa perché la capacità di risolvere questo problema delle views per le aziende paga tanto. Hai una base di clienti incredibile. Cioè tu puoi vendermi quello che ti pare. Tu puoi vendermi consulenza, copywriting, JavaScript per siti di agricoltura aziendale. Ma come ti ho detto, è solo la punta dell'iceberg. Ci sono tante cose che voglio spiegarti se vuoi avere la migliore possibilità di vincere sui social, e te li spiego tutti quanti in Outviral, il mio corso che costa solo 250 euro e ti insegnerà tutto quello che devi sapere da inizio a fine. Questo vale per TikTok ma anche per le altre piattaforme. Noi ci concentriamo soprattutto su TikTok perché è il nostro social punta, però anche per Instagram e altre piattaforme. Se ti ho insegnato una cosa così utile oggi in così poco tempo, immagina quanto posso insegnarti se entri in Outviral per quel bassissimo costo di entrata, dove addirittura avrai revisioni gratuite dei tuoi video. Questo perché c'è un gruppo Telegram in Outviral in cui tu puoi condividere i tuoi video. Io stesso o qualcuno del mio team o qualcuno del gruppo ti dirà: ecco, devi cambiare questo, questo e questo. Quindi se cercavi una community capace di qualcuno che ha già fatto questa cosa, che ti insegna tutte le cose che devi sapere in un corso aggiornato, Outviral è il momento di entrare. In questo momento è anche disponibile una promozione per Outviral, quindi neanche pagherai 250 euro, pagherai molto molto meno, e voglio che tu clicchi il link in descrizione per scoprire appunto questa offerta e prevedere più informazioni. Ecco il signore dei PDF. Per avere il PDF di cui ti parlavo poco fa, devi solamente cliccare il secondo link in descrizione, il secondo. Ti invierò in automatico subito, proprio in 1-2 minuti, un PDF riassuntivo che contiene tutto quello che ti ho detto in questo video, così te lo puoi studiare, stampare, attaccare ovunque. Di nuovo, penso che questa sia la cosa più utile che abbia mai spiegato sui short qui a gratis, quindi dacci un'occhiata. Ci vediamo in Outviral, io aspetto i tuoi commenti, le tue domande, dubbi, qualsiasi cosa, commenta qui sotto, iscriviti al canale e ci vediamo presto. Ciao bello!